Sindaco, partiamo dal problema che riguarda l'abbandono dei rifiuti. Purtroppo un numero di persone in continua crescita a Sciacca continua a rendersi responsabile di questi comportamenti inqualificabili e quindi deturpa zone importanti della città. Per quanto riguarda l'area portuale, lei sia per questa che per altre zone della città ha annunciato qualche settimana fa un intervento straordinario per la collocazione di telecamere con prelievo dei fondi dal fondo di riserva del sindaco. Adesso c'è questa novità del FLAG che ha dato la disponibilità con l'ingegnere Borsellino in occasione di una riunione della commissione attività produttive. Quello che chiede la gente è che si intervenga prima possibile per comunque creare un freno a tutto questo. Sì. Che tempi si prevedono e qual è la situazione? Sì, allora, con riguardo all'area portuale, acclarato che non è di competenza del piano aro comunale e che sta lavorando Circomare per poter fare una sorta di piano aro che è di competenza della regione siciliana, ma comunque intanto capire esattamente come fare ad avviare, soprattutto come fare ad avviare l'isola ecologica. Per fare questo ci vogliono dei dati. E i dati devono essere forniti, sono stati chiesti da Giannone, devono essere forniti dagli operatori, quindi le cooperative, e devono essere forniti alcuni dati dagli uffici comunali. Questo per mettere in funzione l'isola ecologica e per poterla affidare. A parte questo, i rifiuti in area portuale veramente sono inqualificabili perché si creano delle vere e proprie discariche. Sono tanti, abbiamo fatto noi una conferenza di servizi qua al comune, alla presenza degli uffici, degli operatori della marineria e di Circomare, quindi del comandante Giannone, per fare il punto della situazione. Sono tantissimi i rifiuti speciali che si rinvengono e questo fa diventare complicata anche la bonifica, perché i rifiuti speciali vanno trattati da rifiuti speciali, dagli oli esausti alle vernici, per esempio, mi si dice, e quindi diventa complicata anche la bonifica. L'intervento del comune è un intervento per fini igienico-sanitari, quindi si interviene perché è una situazione insostenibile dal punto di vista igienico-sanitario. Lì il controllo è necessario, anche su questo e sul controllo si è molto discusso con Circomare, perché loro sono disponibili anche ad un collegamento del sistema di videosorveglianza con la loro centrale operativa per poter controllare tutto. Lì il FLAG, GAC FLAG, ha un finanziamento in corso. Questo finanziamento è poi stato tradotto in una scheda progettuale che abbiamo pensato già da alcuni mesi. In questa scheda progettuale, nella qualità di presidente e sentendo gli operatori della marineria, abbiamo ritenuto opportuno inserire anche la videosorveglianza. Quindi il FLAG ha una scheda di un progetto più ampio che non riguarda soltanto la videosorveglianza, che è stato approvato dal CDA del FLAG nella giornata dell'altro ieri pomeriggio. Quindi l'altro ieri pomeriggio, dopo la riunione della commissione, si è riunito il CDA del FLAG per approvare questa scheda progettuale e per consentire anche uno stralcio che possa servire subito per fare la parte legata alla videosorveglianza. E quindi si è dato mandato al direttore per poter procedere in questo senso. I tempi sono brevi, ma per quanto siano brevi stiamo parlando di alcuni mesi, un paio di mesi. Ciò significa dopo l'estate, ma non possiamo lasciare che in estate rimanga così, che permanga il degrado, che vada di nuovo a ricostituirsi la discarica. Quindi il meccanismo di controllo deve essere attivato subito nelle more che intanto si definisca questo sistema di videosorveglianza. Ma si interverrà anche con i fondi riserva del sindaco per ampliare l'intervento? Sì, ma i fondi di riserva del sindaco in questo momento ho fatto diverse direttive perché ci sono due aspetti che devono essere coperti secondo me in maniera urgente e indifferibile e sono la situazione della pulizia generale, quindi lo spazzamento manuale, iniziando dai vicoli, scale, scalinate, piazze, piazzette,
tutto il centro, da San Michele alla Marina, deve essere quotidianamente pulito, perché noi nel piano Aro non abbiamo le risorse necessarie per poter fare tutto questo. Quindi, acclarato che non è possibile farlo dentro il piano Aro, è ritenuto indispensabile perché non possiamo vivere in una città degradata, dobbiamo provvedere alla pulizia. E su questo io ho chiesto al dirigente di intervenire anche con un affidamento esterno, cosa che sta facendo, purché sia garantita la pulizia e lo spazzamento manuale. Ovviamente la pulizia, lo spazzamento manuale, pulizia di tutto quello che non è immediatamente fattibile col piano Aro, penso alle fontane, penso alle aree verdi, penso al cimitero, no? E allora anche sul cimitero, se mi si dice non è possibile col piano Aro, bene, interveniamo ugualmente, perché il degrado deve essere in questo momento più che mai eliminato. Oltre a questo, questo significa poi il controllo, perché noi attiviamo un meccanismo di pulizia, poi dobbiamo, sono pochi, ma ci sono gli incivili purtroppo, e dobbiamo frenare questa attività. E quindi sul controllo anche lì già sono stati acquisiti alcuni preventivi per poter procedere con un sistema di videosorveglianza, anche col fondo di riserva. È una questione che io ritengo indifferibile e urgente. Complessivamente, per questa pulizia straordinaria e per questo intervento, anche questo straordinario, col sistema di videosorveglianza, il Comune qualche risorse dovrà impiegare? No, adesso questo è nella valutazione degli uffici, quindi i numeri sono alla valutazione degli uffici. È evidente che non possono essere cifre spropositate, perché non potremmo, però io ho avuto notizie dai dirigenti che siamo in condizioni di sostenere questo tipo di attività, tenuto conto che tra le attività che a mio avviso non possono venir meno, quindi è indispensabile che vengano fatte. E tutto questo partirà nell'arco di qualche settimana, di qualche giorno? Certo, altrimenti che cosa? Cioè, sì, sicuramente sì, perché è un momento molto difficile. Siamo usciti dal lockdown, ci siamo trovati una città che era stata poco frequentata, però che improvvisamente è diventata frequentata, nello stesso tempo sporca, oggettivamente sporca. E tutto questo, se noi parliamo dell'utilizzo degli spazi aperti, se noi diciamo che dobbiamo accogliere il visitatore, se noi stessi dobbiamo vivere fuori non può essere in un posto degradato, perché altrimenti ciascuno di noi preferisce vivere al chiuso dell'appartamento. Quindi su quello è un intervento prioritario, a mio avviso. Per la pulizia straordinaria mi pare che vi capite che i tempi sono proprio brevissimi, si potrebbe intervenire già nell'arco di qualche giorno. Sì. E per il sistema di videosorveglianza con i fondi comunali, questo mi pare di capire che sia più celere come intervento, sì, rispetto a quello del FLAG, che tempi, sì, prevede? Sì, no, anche questo è il tempo che loro su MEPA facciano gli affidamenti, quindi devo dire anche lì non più di qualche settimana è quella che ci siamo dati, perché altrimenti arriviamo troppo tardi. E io immagino anche, adesso dobbiamo un po' parlare, perché nelle more, in area portuale, dobbiamo capire come fare adeguati controlli, perché chi sporca poi paghi, veramente paghi, rispetto all'inciviltà di alcune cose, perché poi sono alcune zone che sono veramente discariche di qualunque cosa. Non è soltanto il rifiuto urbano, ma si trova di tutto. Quindi anche lì, o avendo un sistema di videosorveglianza altrove, noi possiamo far confluire i controlli in maniera più massiccia nell'area portuale, o bisognerà mettere anche in mobile, transitoria, qualche sistema di videosorveglianza nelle more che l'intervento del FLAG abbia compiutezza. Quindi un po' questo è quello su cui stiamo lavorando. Un'ultima domanda, per quanto riguarda i siti nei quali ubicare le telecamere, è chiaro che quelle del FLAG poi andranno soltanto in ambito portuale, mentre quelle che il Comune vuole acquistare con il fondo di riserva, voi avete idea, perché purtroppo l'inciviltà spazia in tutto il territorio, avete idea di quali sono le zone che maggiormente si devono attenzionare? Sì, purtroppo ci sono alcune zone che sono veramente costantemente scelte, no? Dagli incivili sono scelte, quindi anche lì poi bisognerà fare una sorta di selezione. Io però sto anche chiedendo agli uffici la possibilità di avere dei sistemi mobili, in maniera tale con facilità di spostare laddove sia necessario, perché poi dobbiamo inseguire gli incivili.
non servirebbe a nulla se noi mettessimo una telecamera e loro, l'incivile si sposta di 500 metri, così non è visto dalla telecamera, ma lascia i rifiuti comunque. Quindi dobbiamo essere pronti ad aggredire sul serio questo degrado, perché è veramente incomprensibile, dal mio punto di vista è incomprensibile, perché chi lascia il rifiuto sta facendo veramente male a se stesso, alla città, a tutti, quindi veramente non riesco a capire cosa possa portare una persona ad abbandonare un rifiuto per strada o in un'area, non lo capisco, devo dire la verità.